Amici di Patrimonio Italiano TV, ben ritrovati a questo appuntamento con l'Italia nel mondo, il consueto notiziario dell'italianità all'estero. Siamo alla 20ª edizione, siamo a martedì 16 aprile 2019, una data che in tanti ricorderemo, o meglio, quella di ieri, ricorderemo soprattutto gli amici francesi per il disastro che è occorso in quel di Parigi con l'incendio, ed è la notizia, possiamo dirlo, un po' del giorno che ha tenuto banco a livello di appunto italianità, notizie di italianità all'estero. Vediamo subito dal sito AISE l'appello di Mattarella che ha affermato appunto l'Italia intera si stringe ai francesi. Una notizia questa, io ingrandirei anche un po', ecco, l'immagine, una notizia questa che è stata ripresa da più fonti, ovviamente, in tutto il mondo. Ecco le immagini bruttissime di questo incendio. Di un simbolo, forse a livello storico, diciamo, ecco, si è parlato del fatto che magari Notre Dame avesse o non avesse un patrimonio eccessivamente ricco, ma comunque, ragazzi, è un simbolo di Parigi. La cattedrale di Notre Dame è veramente un simbolo ed è bruciato un simbolo. E quindi, nonostante magari la guglia si potrà ricostruire così come il tetto, insomma, comunque è un colpo bruttissimo vedere quelle immagini di incendio. E ci sono stati appelli un po' da ogni parte del mondo, quello che Repubblica ha chiamato appunto il grido di dolore per Notre Dame che brucia, e sui social il simbolo del rogo diventa un disegno, eccolo qui. Per cui insomma, i social hanno rilanciato la notizia, tutti i mezzi di comunicazione, vedete queste immagini veramente che fanno un certo effetto. Ma oggi è stata anche la giornata o meglio, ieri è stata anche la giornata della ricerca italiana. Andiamo a vedere questo video della Farnesina. Della ricerca italiana nel mondo, questa è un'altra notizia di quelle appunto di giornata. Poi abbiamo nel nostro paniere di notizie italiane all'estero l'evento di Palermo, il seminario di Palermo, 115 ragazzi italiani provenienti da tutto il mondo. Andiamo a vedere un po' se c'è del materiale inserito in della pagina Facebook di seminario di Palermo. Abbiamo visto già qualche immagine dagli amici Comites. Maria Chiara Prodi, la presidente della Commissione Settima della CGIE. C'è un video realizzato da Danilo Amone, chiedo scusa. Dopo 11 anni dal precedente, facendo tesoro di tutti i contenuti e di tutti i feedback di quello del 2008 e con un'avventura un po' matta, che è quella della corresponsabilità, per riuscire a dare l'imprinting di tutto il seminario tramite il Consiglio Generale degli Italiani all'estero, ma realizzandolo assieme a tutte le comunità, le associazioni, i comites, le consulte regionali che si occupano di italiani all'estero e che li rappresentano. Palermo si è candidata per ospitare questo seminario perché è stata capitale italiana della cultura, poi capitale italiana dei giovani, e quindi era una questione naturale che fosse il posto ideale per accoglierci. Palermo è la città della carta di Palermo, che sottolinea come sia importante, Vediamo qualche altra immagine. avendo però per riferimento tante istituzioni di natura.
complicata sia stata quella di tenere veramente Ecco qui. azioni e spero di Nel essere sull'account YouTube all'altezza di riuscire. Seminario di Palermo potete trovare tutte le notizie, i video appunto di questi giorni, di queste ore. C'è una foto anche dal Comites di Toronto. Io saluto le amiche Michela Di Marco, la presidente del Comites, e poi Angelita Papa, che appunto è stata selezionata per partecipare a questo evento. E io ricordo che saremo a Toronto nel maggio, il 1º maggio, per seguire l'evento Librissimi, di cui parleremo poi settimana prossima con la direttrice del festival Happy Testa, che salutiamo naturalmente. Andiamo avanti perché la Farnesina comunica che Francesco Maria Talò insomma, è stato il nuovo capo della rappresentanza permanente d'Italia al Consiglio Atlantico, e qui ci sono appunto, c'è l'immagine celebrativa, diciamo così, di questa nomina. Andiamo a New Orleans, dove arrivano ufficialmente le scuse per il linciaggio di 11 italiani nel 14 marzo del 1891. Il sindaco LaToya Cantrell ha emanato il 12 aprile scorso un proclamation contenente le scuse ufficiali della città. Poi ancora dobbiamo fare tanti complimenti, e lo avremo anche ospite ai nostri microfoni. Abbiamo anche abbiamo contattato proprio in queste ore al premio Pulitzer italiano il fotografo italiano Lorenzo Tugnoli, che con il suo reportage sulla fame nello Yemen, pubblicato sul Washington Post, appunto, ha ricevuto il prestigiosissimo riconoscimento appunto per questo suo reportage. E facciamo tanti complimenti a Lorenzo, con cui appunto parleremo nei prossimi giorni. Diamo notizia anche, e lo facciamo mostrando anche Patrimonio Italiano TV, diamo notizia di questo evento che si è tenuto il 14 aprile in Argentina. Buenos Aires celebra Calabria. Ecco qui, vediamo anche un'immagine dell'evento con la FACA, la Federazione degli Amici Calabresi, delle associazioni calabresi in Argentina. Ecco un'immagine dell'evento, un evento, ecco, la foto parla da sé. E su Patrimonio Italiano TV l'amica Ernestina Dalla Corte Lucio ha realizzato un reportage proprio da Buenos Aires. Ciao a tutti, sono Ernestina Dalla Corte Lucio, sono qua a Buenos Aires, Argentina, dalla tradizionale Avenida de Mayo. Oggi siamo in una festa bellissima e come sapete nell'Argentina siamo un paese di immigrazione, abbiamo ricevuto tanti migranti di diverse parti del mondo. E Ernestina appunto ha realizzato questo servizio disponibile nella sezione Ultimissime di Patrimonio Italiano TV. Andiamo avanti perché dobbiamo parlare anche del premio argentino. Andiamo avanti, l'italiano, quinta edizione del premio L'Italiano, il 10 aprile si è tenuto questo premio. Noi ne parleremo la settimana prossima, ne avevamo dato notizia. Poi vi mostreremo anche qualche immagine e contatteremo anche Tullio Zembo, il direttore dell'Italiano, giornale italiano appunto in Argentina. WhatsApp, che non è un'esortazione, ma è una startup italiana, precisamente foggiana, che è volata in Francia, a Parigi. Ecco, noi avevamo trovato questa notizia, avevamo anche contattato il CEO appunto di questa startup. Andiamo a mostrarvi anche, ecco qui, il sito internet. E insomma, un po' di notizie potete trovarle tranquillamente online. Ecco qui, c'era anche una notizia ANSA appunto di questa iniziativa intrapresa da Giuseppe Savino, che è presidente dell'associazione Terra Promessa ed è appunto fondatore del hub rurale WhatsApp. Vedete questo diciamo, l'articolo di ANSA, e questo è il sito ufficiale. Vi parleremo di WhatsApp in maniera più articolata in una prossima edizione di Italian Heritage. Puglia Felix, perché anche gli amici, i meravigliosi amici di Molfetta,
che promuovono la Puglia con il progetto appunto Ti porto in Puglia, che ha ricevuto un award insieme agli amici dell'Hoboken Italian Festival per la promozione del Made in Italy. Ecco, al centro c'è Fucsia Nissoli. Il 12 aprile scorso c'è stata questa premiazione dei promotori del Made in Italy negli States. E appunto c'è stata questa promozione con Antonio Albanese, vedete sulla sinistra, il presidente dell'associazione Hoboken Italian Festival, e poi Roberto Panzini, l'amico di Patrimonio Italiano TV, presidente dell'associazione All Movie I Love Molfetta. E poi c'è il progetto Ti porto in Puglia, hashtag Ti porto in Puglia, We are in Puglia, Take you to Puglia. Potete trovare tutte le informazioni del caso su www.ilovemolfetta.it. Adesso cultura e spettacoli, perché l'amico regista Vincenzo Vince De Sio, come vedremo tra poco, si è aggiudicato un altro riconoscimento con il meraviglioso trailer di Filmesque. Andiamolo a vedere. Partecipa all'Italian Film Festival USA grazie a Italian Movies con Filmesque, insieme a Walton Zed, che ha disegnato appunto le animazioni, e complimenti a Vincenzo Vince De Sio. Adesso andiamo a Bruxelles, dove si è tenuto questa sera, proprio, o meglio, probabilmente starà ancora tenendo, la tappa conclusiva del tour mondiale Sanremo Giovani World Tour, proprio a Bruxelles, al Volubilis, scusatemi la pronuncia, naturalmente. Andiamo ancora avanti. Calendario con l'Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles. Un Gramsci mai visto, teatro, musica e poesia, 24 aprile, in programma all'Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles dalle 19 alle 21. Poi ancora ci spostiamo al Circolo Italiano di San Costantino Calabro. Dunque, è in programma il 28 aprile la festa patronale di San Costantino Calabro. Noi salutiamo gli amici del Circolo e ovviamente rilanciamo l'iniziativa del 28 aprile prossimo. Si è tenuto invece in Florida, e qui chiedo il supporto proprio del sito Patrimonio Italiano TV, perché abbiamo un altro bellissimo filmato di cui vi mostreremo proprio una piccolissima parte. Festa Italiana a Tampa in Florida si è tenuta lo scorso dunque 10 aprile. Ecco qui, credo sia il 10 aprile, se non il 6, a dire, no, il 6 aprile scorso, scusatemi. A Tampa in Florida, e noi abbiamo un bel contributo dell'amico Fabrizio Ciancio della Radio Italiana in Florida con Luigi Cavallaro, ristoratore di Tampa. Ecco qui. Italiani nel mondo che vedete Patrimonio Italiano TV, buongiorno, sono Luigi Cavallaro, sono di Bolzano e adesso sono da 25 anni in Tampa, Florida. Siamo qui alla Festa Italiana di Tampa. E abbiamo un piccolo ristorante, Trattoria Pasquale a South Manhattan, Io vi faccio vedere anche quello che ha website realizzato di Viale quest'uomo. Colère. Ecco, ci mostra un po' di Quest'altro qui di attrezzatura italiana e poi ci mostrerà a bambù breve anche. e Ecco qui, cozze alla marinara, cozza alla belle marinara. fresche. Poi Vabbè, giusto saltiamo per con mettervi un po' di appetito, quindi ringraziamo e salutiamo gli amici della Festa Italiana in Florida. E ancora in questo articolo di AISE, diciamo ripreso dalla voce di New York, in questo articolo di Giulia Pozzi, Giulia Alice Pozzi, l'amica nostra Giulia Alice Pozzi, andiamo su AISE, il tricolore su Harlem, la lingua italiana conquista la Public School 242, da Dual Language Program inglese italiano nella Public School 232 di Harlem. Noi salutiamo ovviamente il progetto appunto delle amiche Stefania Puxeddu, Benedetta Scardovi e Francesco Fadda, insieme poi a Ilaria Costa, l'amica Ilaria Costa, direttore esecutivo dello IACE, e ovviamente Anna Valeria Guazzieri del Consolato, direttrice Educational Office presso il Consolato, e Silvia Limoncini e Irene Asquini. E
E insomma, un'altra tappa di questo progetto che sta facendo veramente proseliti. Complimenti a voi, Bilinguismo Italiano a New York, un progetto che noi ovviamente abbiamo premiato lo scorso ottobre con il Patrimonio Italiano Award, meritatissimo ovviamente. Alla Casa Italiana di New York, Zerilli Marimò, il racconto in musica dell'emigrazione italiana. Ne parla appunto, se ne parla sulla Voce di New York, e questo evento dunque si terrà mercoledì 17 aprile alla Casa Italiana Zerilli Marimò, organizzata dall'Associazione Liguri nel Mondo, a ingresso libero. Complimenti ovviamente come sempre agli amici di Casa Italiana. Cinema Italiano San Francisco, sempre nell'ambito della cultura. Ecco qui il 27 aprile, Ugo Tognazzi, a Film Series. Ecco qui, mancano 11 giorni oggi a questo evento di sabato 27 aprile a San Francisco. I tickets, i biglietti potete trovarli su cinemaitaliasfsanfrancisco.com, come poi tutte ovviamente le informazioni del caso. Questo è il portale. Andiamo a Boston perché c'è la prima newsletter della BIA, Boston Italian Artists. Ecco qui, monthly newsletter a cura di degli amici del Boston Italian Artists, Chiara Durazzini. Ecco poi l'evento del 17 aprile, Chiara Civello. Poi il 24 aprile, Crescendo 2019. E poi ancora a scorrere altri eventi che potete trovare sulla newsletter del Boston Italian Artists. Vediamo anche la sezione About Us, che racconta appunto di che cosa si tratta. Io saluto gli amici Chiara e Nicola, con cui siamo in stretto contatto. Toronto! Toronto, ragazzi, guardate questa esibizione. Stiamo parlando di Roberta Battaglia. Our BT Kids Got Talent with a special guest. Breakfast Television Toronto. If I can sing. And I'm like, sentite, do you want to do this for a living? Combina. Oh, yeah. At Roberta. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'm falling. And all the bad times I fear myself longing for change. And all the good times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm preparatevi falling. All'acuto di Roberta. And all those good times I found myself longing for change, and all the bad times I fear myself. I'm off the deep end, watches I'm diving. I'll never meet the ground. Guardate la reazione dei giornalisti. Noi per motivi ovviamente di tempo dobbiamo interrompere, ma la pelle d'oca credo sia venuta anche a voi, Roberta Battaglia, e non ci sono altre parole, insomma la ospiteremo anche qui in diretta perché Patrimonio Italiano in Canada, a Toronto, e chissà che non ci incontreremo proprio da quelle parti quando saremo a inizio maggio. Consolato Italiano a Boston.
Missera Springfield il 12 aprile, incontro con il console onorario Paul Picknelly, visita alla pasticceria italiana alla Fiorentina Pastry Shop. Ecco qualche immagine, appunto, in quel di Springfield. E complimenti agli amici della pasticceria, la Fiorentina Pastry Shop. Andiamo a Stoccolma, siamo quasi alla fine del nostro notiziario. L'Onyx Jets Club di Matera a Stoccolma con Daniel Carlson. E dunque l'evento c'è stato appunto il 12 aprile scorso. New York, siamo a New York, leggiamo quest'altro evento. Italian Types, designer grafici dall'Italia a New York. Ecco qui, fino al 2 maggio all'Istituto Italiano di Cultura di New York City. Andiamo a vedere un altro, un'altra notizia del sempre relativa a New York, perché dovevamo parlarvi dell'associazione Kairos Italy Theater. Ecco qui, c'era un evento in programma proprio nei giorni scorsi, vediamo se abbiamo qualche immagine. Non so se ci sono immagini, se no ve le mostreremo, no, probabilmente ancora no, ma ve le mostreremo, ne parleremo la settimana prossima, sempre qui a Italian, all'Italia nel mondo, su Patrimonio Italiano TV. E poi, ultima notizia di spettacoli, della sezione spettacoli, ecco questa è la pagina di In Scena Italian Theater Festival, New York. No, poi vi mostreremo qualche immagine dell'evento, insomma, ne parleremo nei prossimi giorni. Questa è una canzone di Manuel. Il governo tanto faz, a gente sabe, non dà mais. A cidade pede paz, crueldade tá demais, a gente sabe, non dà mais. Vou te contar una storia che la è verdade. Scrive Mannarino, gli spari, le umiliazioni, la speranza e il futuro. Luz Alves che canta al ritmo di Fabio Mannarino da Recife, questo bel video girato un mese fa. Noi salutiamo ovviamente Mannarino, artista italiano e internazionale, bellissimo, bellissimo. Sulla pagina ufficiale di Mannarino. Andiamo con la notizia di media italiana all'estero. Siamo a Dubai questa settimana con Dubai Italy, perché Silvia Vianello è stata eletta top manager del Medio Oriente. Complimenti a Silvia Vianello, origini venete, professoressa, consulente, esperta di marketing e innovazione. È nella lista di Forbes delle donne, 100 donne italiane di maggior successo. Complimenti a Silvia Vianello in questa intervista su Dubai Italy pubblicata pochi giorni fa. Tanti auguri invece dobbiamo farli alla calciatrice Elena Linari dell'Atletico Madrid per il suo compleanno festeggiato appunto, ecco, in questa immagine celebrativa. Complimentoni alla calciatrice dell'Atletico Madrid e della nazionale italiana. E chiudiamo con la Italy Run America 24. Io saluto la collega Manuela Caracciolo, collega e amica Manuela Caracciolo. America 24, il Sole 24 Ore, sezione di New York. 2 giugno, seconda Italy Run a Central Park, 8 km di corsa per celebrare la festa della Repubblica. George Hirsch, fondatore della Maratona di New York, il conferimento ufficiale dell'Ordine della Stella d'Italia. E questa era anche l'ultima notizia di questo nostro, di questa 20ª edizione di L'Italia nel Mondo, che tornerà puntuale prossima settimana, martedì 23 aprile 2019, sempre qui su patrimonioitalianotv.com. Adesso ci salutiamo con la sigla e appuntamento alla prossima settimana.